parliamo di questa settimana che è quasi finita, c'è la rifinitura sabato mattina. Com'è andata? Giustamente è andata bene perché comunque si vede dalla vittoria, quindi tutti contenti, ma si deve lavorare comunque bene perché bisogna continuare. Sì, è stata una settimana intensa, ragazzi hanno lavorato benissimo, veniamo sì è vero da una vittoria, ma insomma stiamo imparando a cercare il giusto equilibrio sia quando la domenica ci porta al risultato favorevole, sia come domenica scorsa, insomma quando la prestazione ci ha portato anche due punti. No, non si è sbloccato allora. Sì, vabbè, ma sapevamo perfettamente, era solamente una questione di attimi, era il nostro punto di forza, quindi ce lo teniamo ben saldi a noi e speriamo che domenica ci regala un'altra bella gioia. Mi hanno detto che probabilmente anche il terzo gol potrebbe essere dell'attaccante Bernardo, anche se comunque si è parlato un po' di Onorite, no? Sì, cambia poco. Il risultato, l'esito finale, insomma, è la sommatoria di una bellissima azione che abbiamo fatto corale, quindi poi ho segnato Bellante, un autogol, a noi cambia poco. Come si prevede questa gara contro il Città dei Ragni? Un'altra squadra biancorossa, quindi dovrete dare la maglia chiaramente biancorossa agli ospiti. Sì, vabbè, una squadra che non conosciamo, cioè non scopriamo oggi, una squadra solidissima, formata da giocatori veramente molto forti in ogni settore di campo e quindi sarà una battaglia durissima, ma credo che dall'altra parte anche loro insomma troveranno una squadra coscia di quello che vuole fare, insomma. C'è da appunto da confermare quello che si è fatto domenica scorsa, anche perché l'altra domenica in casa siamo venuti da una sconfitta, quindi bisogna sfatare questo tabù casalingo, no? Sì, assolutamente sì, il risultato è, sappiamo benissimo che poi alla fine dei conti è la cosa più importante, però a questo momento noi siamo obbligati a ricercare la prestazione, perché poi sappiamo benissimo che la prestazione 9 volte su 10 porta anche risultati. Come Monte San Biagio sicuramente loro hanno meritato perché hanno fatto un gol in più di noi, però la prestazione a tratti c'è stata, abbiamo creato tanto e abbiamo provato minimamente insomma a lavorare su quelli che sono stati i difetti che abbiamo trovato in quella prestazione, sperando che in futuro non di commetterli più. Torniamo brevemente sulla trasferta di Bicovara, una cittadina molto lontana, immagino di capire, che al di sopra dei Tivoli. È prevista una secondo lei una cosa del genere per un campionato che comunque una squadra laziale su due puntini che va a finire dalla parte opposta di Roma? Ma ripeto, a noi non ci interessa, quello dove andiamo a giocare. No, va bene, noi la domenica quello che il calendario ci mette davanti, insomma lo affrontiamo con la massima serenità, tipo trasferte tipo Vicovaro, insomma abbiamo fatto anche il ritiro, quindi se la trasferta è lunga ci organizziamo, la società è una società che veramente a livello organizzativo ci sta dando tanto e noi sul campo poi siamo chiamati a continuare questo percorso, insomma. Città dei Ragni, che cosa teme di questa squadra? Lei aveva detto che è comunque una squadra fortissima, l'ex anche l'allenatore di quella squadra che è stato qui anche da 2 anni al solo. Credo che abbia le potenzialità per venire qui a Gaeta a vincere, ma giustamente il Gaeta deve fare altrettanto, no? Sì, la Città dei Ragni dagli addetti ai lavori è stata esplicitamente dichiarata una delle pretendenti al titolo, quindi è una squadra che merita il massimo rispetto, una squadra che è costruita per stazionare nei quartieri altissimi della classifica, lo sappiamo, però dall'altra parte insomma noi siamo anche curiosi di capire qual è il nostro livello attuale dopo insomma un inizio di preparazione che sapevamo, insomma eravamo cantiere aperto, adesso il passare delle settimane abbiamo completato la rosa che si è allungata tantissimo e stanno tornando tantissimi precedenti infortuni, quindi insomma per un allenatore avere 24 persone come oggi al campo disponibili tanti giovani, ma anche giocatori esperti, il mix è quello giusto, ripeto, abbiamo pagato un pochino sicuramente le assenze iniziali, ma non che sia solamente un alibi, però anche durante la settimana è molto produttivo poter lavorare con 24-22 persone disponibili, perché poi insomma a livello dell'intensità dell'allenamento sale e di conseguenza poi inevitabilmente c'è un'alta possibilità che possa aumentare anche la prestazione domenicale. Tutti disponibili, mi sembra di aver capito, e quindi domenica avrà l'imbarazzo della scelta. Quasi tutti disponibili, perché questa settimana insomma lungo dei getti sono tornati dopo un pochino, quindi insomma ci vuole un pochino di tempo, però per me già vederli a campo con il sorriso, con la voglia di allenarsi così forte
sinonimo di grossa soddisfazione. Aspettiamoli ancora un pochino, ma tra poco saremo pronti e a completo. Aspettiamoci la vittoria, altrimenti il pubblico non arriva mai. Insomma. Lavoriamo per quello. Adesso promettere vittorie per noi è impossibile, lo sappiamo benissimo. La cosa che possiamo promettere però è sicuramente lavorare forte, sempre, perché con il sorriso, che è la cosa che sta a noi, lo possiamo fare, perché è qualcosa che dipende esclusivamente da noi. In bocca al lupo. Credimi.